Che cos'è Grand Form Project? È quell'ambito di Grand Form, diciamo, legato al concetto del su misura ed è quell'ambito di Grand Form legato al wellness per eccellenza. Quindi Project considera all'interno della sua gamma le saune, i bagni turchi, il discorso delle docce emozionali e le mini piscine. Che cosa è particolarmente interessante all'interno dell'ambito, per esempio, degli hammam di Grand Form? Il fatto che ci sono una serie di hammam diversi che possono coprire qualsiasi tipo di esigenza del cliente, sia in termini di potenze, quindi stiamo parlando di kilowatt, andiamo da 3 kilowatt fino ad oltre 50, sia in termini di estetica, perché abbiamo degli hammam che totalmente sono nascosti, quindi non si vedono. Abbiamo degli hammam che sono addirittura dei freestanding, quindi sono assolutamente a vista. Abbiamo un hammam che ha una modalità di semi-incasso con una cover in solid surface, quindi veramente il cliente è in grado di scegliere a seconda di quelle che sono le sue esigenze, non soltanto di spazio e di potenza, ma assolutamente anche di estetica e di fruibilità e funzionalità del prodotto. Ci sono dei prodotti che, per esempio, hanno il telecomando, oltre che il discorso della centralina all'esterno, dei prodotti invece che sono freestanding all'interno dell'hammam stesso. Quindi c'è una scelta in termini per il cliente finale, in termini sia di estetica che di gusto, che di fruizione, che di potenza. Direi che questo è fondamentale per dare una gamma a 360 gradi. Poi che cosa c'è di particolarmente interessante? Che sullo Stimuno, che è un prodotto secondo noi molto interessante perché può essere nascosto all'interno di quello che è l'area superiore dell'hammam, quindi non è necessario avere un vano tecnico, gestisce però da 3 a 9 kW, lo Stimuno ha un posizionamento sul mercato straordinariamente interessante. Sullo Stimuno abbiamo anche fatto una cosa particolare, abbiamo creato quello che noi definiamo un wall box, che è sostanzialmente un ambito dove all'interno c'è un discorso di aroma, di cromoterapia, un discorso di radio, e quindi c'è la parte sonora, diciamo, e poi c'è la parte di ventola di estrazione. Quindi il wall box che cosa ha inserito all'interno? Ha le casse audio, ha il discorso della cromoterapia e ha la ventola. Questo perché è importante? Perché nel momento in cui si gestiscono queste cose all'interno di un sistema e quindi c'è un idraulico che lo deve montare, è molto semplificato, sia per l'idraulico che per l'utente finale. Altro prodotto molto interessante è il discorso della sauna. Questa sauna, che si chiama BioLevel, ha una caratteristica fondamentale. In effetti non è una sauna, ma è una biosauna. Che cosa vuol dire? Vuol dire che oltre a gestire, diciamo, una situazione classica di sauna finlandese, e quindi con temperature che arrivano a 80 gradi secchi, questa sauna gestisce anche una situazione di 60 gradi con 45% di umidità. Quindi sono due modalità completamente diverse di gestire la sauna e la biosauna in particolare è adatta a tutta la famiglia, mentre la sauna finlandese è sicuramente dedicata, per esempio, agli adulti. Quindi hai un prodotto unico che però ti può dare due modalità diverse di fruizione del prodotto stesso. Oltre ad essere un prodotto molto interessante in termini di ingegnerizzazione, poi ci sono altre situazioni perché ha dei legni biologici, eccetera, ma l'ingegnerizzazione che cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine all'interno è tutto fatto ad incastro, non si vedono situazioni a vista spiacevoli come delle viti o delle altre anomalie che possono dare fastidio alla vista. Quindi è veramente un prodotto molto molto interessante. L'altra cosa fondamentale della sauna BioLevel è il fatto che noi gestiamo fino a 2 metri per 2 con step di 10 centimetri, quindi vuol dire che uno si può fare la sua sauna su misura.
Per quanto riguarda il discorso delle mini piscine, le mini piscine Granform hanno una caratteristica, il fatto che tutta la parte di massaggi, e sono diversi all'interno delle mini piscine, e quindi della modalità con cui le bocchette sono state inserite all'interno della mini piscina stessa, sono state fatte con dei fisioterapisti e quindi i massaggi sono assolutamente localizzati e dedicati, e questo è molto interessante. Oltre ad avere la possibilità di avere due tipologie di filtri, a seconda che l'utilizzo sia personale o che l'utilizzo sia all'interno di un ambiente pubblico. E poi l'altra cosa interessante è che comunque è un prodotto che è dato completo, quindi all'interno di quello che è il posizionamento sono comprese delle situazioni che di solito sono all'esterno, come la copertura piuttosto che la scaletta.